Buongiorno a tutti, buon inizio di settimana. Beh, iniziamo la settimana innanzitutto, per chi non lo avesse fatto, ad iscriversi al canale Stefano Bernardi Meteo, attivate la campanella delle notifiche e lasciate un like o un commento al video, sempre cosa gradita. Allora, riprendiamo il discorso, ovviamente l'abbiamo, ormai lo sappiamo, noi stiamo cercando di arrivare ad una soluzione di questo periodo così di stanca, così statico, così anticiclonico e soprattutto così anomalo sotto l'aspetto delle temperature. Non ne parliamo più di tanto per il semplice fatto che se ne stanno occupando altri, se ne stanno occupando le cronache, insomma, quindi è inutile andare anche qui a ricalcare la mano e a dirci cose che ormai sappiamo benissimo. Quello che stiamo facendo da alcuni giorni su Stefano Bernardinetto, cercare di capire quando ci possa essere uno sblocco, un cambio della situazione, un cambio di pattern, un cambio di setting baricocircolatorio a macro scala, ovviamente, che porti poi un cambiamento importante anche verso il Mediterraneo e sull'Italia. E, beh, ormai abbiamo individuato più o meno il periodo che eventualmente potrebbe portare ad un cambio della situazione e a rivivere un periodo invernale più dinamico e anche più freddo, che possa eventualmente portare situazioni anche dal carattere prettamente invernale verso il Mediterraneo e verso l'Italia, quindi riportando precipitazioni, una diminuzione delle temperature ed anche degli eventi nevosi montani, ma anche a quote, diciamo, basse. Stiamo cercando di individuare questo periodo di svolta, di cambiamento. E per ora possiamo sempre parlare di segnali, perché quando si parla di una tendenza a lungo, se vogliamo anche lunghissimo termine, ecco, adesso io ho usato una parola tendenza, ma mi sto contraddicendo, ma non possiamo neanche chiamarla tendenza, perché sarebbe sbagliato. Quindi noi dobbiamo cercare di individuare i segnali che poi potrebbero portare veramente ad una tendenza e ad una svolta poi evolutiva. Non è cambiato nulla dall'ultimo contenuto, ci siamo, andiamo sempre su questa strada, ormai lo sappiamo, anticiclone, alta pressione, temperature oltre le medie del periodo, salvo ovviamente anche all'interno della prima settimana di febbraio, attorno ad esempio al 2-3 febbraio ci potrà essere una mini ondulazione, ma questa è dovuta, per quello che vi dicevo nell'ultimo contenuto, l'alta pressione inizia ad invecchiarsi, comunque inizia dei graduali spostamenti verso ovest, poi ritorna un pochino verso est, insomma inizia una fase un pochino di diciamo di movimento, ma il contesto non cambia. Infatti, se vediamo ad esempio la settimanale di HMWF che arriva fino al 5 febbraio, vediamo che poco cambia. Ecco, fino al 5 febbraio alta pressione, lo sapevamo, quindi non pensiamo a grossi stravolgimenti fino al 5 febbraio. Ecco, forse l'esobare ci fa pensare che piega un pochino a qualche passaggio, appunto quel passaggio che vi dicevo attorno al 2 febbraio, forse una debole perturbazione nord-atlantica attraverserà velocemente l'Italia, ma veramente parliamo di una cosa di poco conto. Quindi sappiamo benissimo che fino al 5 febbraio le cose non cambiano, e invece le settimanali ci confermano, se noi andiamo su quest'altra carta, quindi la settimanale che arriva fino al diciamo al 12 febbraio, quindi vediamo che all'inizio proprio della seconda decade, quindi abbiamo parlato, vi ricordate, come periodo fine prima inizio seconda decade, ecco, vedete, se noi arriviamo fino al 12 febbraio, quindi presumibilmente parliamo proprio dell'inizio della seconda decade, vedete come viene confermato il movimento. Parliamo in questo caso non del determinismo, io amo chiamare queste tendenze, queste proiezioni probabilismo, lo so, forse a qualcuno darà fastidio, ma perché il determinismo, come vi dico sempre, va guardato fino a una certa soglia. Poi dobbiamo parlare di segnali, e i segnali mi piace accostarli al probabilismo e non certamente al determinismo, proprio perché parliamo di lungo termine. E ecco, se vedete qui all'inizio della seconda decade si nota veramente lo spostamento verso ovest dell'alta pressione e si scopre il fianco orientale, ed ecco che
lei sobere sia per quanto riguarda le anomalie di pressione dell'alta pressione e sia per quanto riguarda le anomalie della pressione più bassa, quindi sul lato orientale, ci fanno capire che all'inizio della seconda decade si potrebbero andare a creare quelle condizioni per poter portare anche uno scambio meridiano importante verso le medio-basse latitudini europee, anche verso l'Italia ed il Mediterraneo. Quindi lì si dovrebbero creare le condizioni ideali. Tant'è che se noi vediamo la proiezione settimanale proprio della seconda decade di febbraio, quindi arriviamo praticamente tra il 12 e il 19 febbraio, vedete come la simulazione ci fa vedere praticamente uno scambio meridiano che possa arrivare veramente verso il Mediterraneo e verso l'Italia, una pressione ovviamente più bassa rispetto a normale, ma vedete proprio la carta ci fa capire che potrebbe essere anche un'avvezione di aria fredda proprio verso il Mediterraneo e verso l'Italia. Questo all'interno della seconda decade di febbraio. Quindi diciamo più o meno non cambia nulla dagli ultimi contenuti, dagli ultimi video che abbiamo fatto. Continuano questi segnali positivi per un cambio di rotta di questa stagione che può avvenire proprio all'interno dello stesso mese di febbraio. Certamente non prima della seconda decade, o meglio, verso la fine della prima decade, l'avevamo anche detto, qualcosa inizierà a muoversi, dei tentativi anche atlantici, qualche debole perturbazione. Infatti, tornando un attimo al determinismo, questa volta con la media ENS di ECMWF a 10 giorni, ecco, vedete come si mostra un abbassamento del fronte polare, quindi probabilmente si inizierà ad infilare qualche debole perturbazione, però il tutto si inizia a abbassare, il fronte polare si abbassa e quindi probabilmente è da lì che poi dovremo aspettarci all'interno, all'inizio della seconda decade di febbraio, un movimento giusto che poi possa portare ad un'azione meridiana verso il Mediterraneo e verso l'Italia. Quell'azione meridiana che ci mostra ad oggi prepotentemente la simulazione del probabilismo della seconda decade di febbraio, proprio la settimanale di ECMWF. Ecco qui la rivediamo, proprio ci mostra proprio questa possibilità. Quindi, in soldoni, non cambia nulla rispetto all'ultimo contenuto, confermiamo questi segnali, sappiamo che fino al 5 sarà alta pressione, qualche debole perturbazione, qualche debole ondulazione, ma alta pressione e temperature oltre le medie del periodo. Confermiamo anche quei segnali di, diciamo, possibili. Un possibile abbassamento del fronte polare già verso la fine della prima decade di febbraio e poi nella seconda decade di febbraio adesso dobbiamo aspettare che il determinismo entri in quel range ovviamente della seconda decade di febbraio. Dobbiamo aspettare che CMWF arrivi diciamo nel determinismo con le sue 240 ore nella seconda decade di febbraio e vedere se poi questi segnali che ci danno le settimanali poi vengano presi in considerazione seriamente dal determinismo e allora lì iniziamo veramente a parlare di tendenza. Dobbiamo aspettare, diciamo, questo lag temporale che il determinismo di ECMWF entri nel range della seconda decade di febbraio per capire se poi questi segnali possano diventare effettivamente delle tendenze vere e proprie e poi arrivare anche all'evoluzione finale. Per dare un po' di linfa, un po' di dinamismo e un po' un ritorno a condizioni atmosferiche, bariche, circolatorie, invernali. Bene, penso che vi abbia detto tutto. Mi fermo qui con questo contenuto. Ci riaggiorneremo, come sempre. Dobbiamo cercare adesso di vedere se questi segnali, man mano che passeranno i giorni, verranno confermati. Se verranno confermati i segnali, attendiamo il determinismo che entrerà nel range proprio del probabilismo, allora lì iniziamo veramente a parlare di tendenza. Però ripeto, stiamo ancora a livelli di segnali e questi segnali potrebbero fare dei passi avanti, quindi essere confermati durante il corso dei prossimi giorni, ma non possiamo escludere che questi segnali poi possano fare anche dei passi indietro e, ahimè, tornare a parlare di un qualcosa che non si riesca a sbloccare. Però i segnali ci sono ancora positivi, il range temporale è sempre quello e quindi non possiamo fare altro che continuare a seguire e soprattutto sperare, e ripeto, non parlo solamente per chi ama il freddo e la neve, la stagione invernale in sé, sperare che poi tutto possa divenire
una realtà perché abbiamo bisogno del ritorno delle piogge, abbiamo bisogno del ritorno della neve, almeno sui monti, ma che poi la neve anche a quote basse comunque serve perché siamo in inverno e abbiamo bisogno proprio per tanti motivi. Per tanti motivi abbiamo proprio bisogno che questo inverno torna ad essere dinamico e torna a mostrarci la sua faccia tipica proprio della sua stagione. Staremo a vedere, ci ragioneremo nel prossimo contenuto. Per il momento vi ricordo di iscrivervi al canale se non lo avete già fatto, attivate la campanella delle notifiche e lasciate un like o un commento al video. Vi auguro una buonissima giornata e una buona settimana.